Ciao a tutti da JGR Studios, il nostro canale dedicato alle lezioni, recensioni e tutorial sull'audio recording. Vi ricordo che i nostri corsi ufficiali certificati Presonus Studio One sugli altri software e sulle tecniche di audio mixing e mastering sono disponibili sul sito proaudiolearning.com. Non dimenticate inoltre di iscrivervi al canale cliccando sul pulsante sotto a destra e di attivare la campanella per ricevere notifica dei nuovi video caricati. Tutti i link sono in descrizione. Sempre più alla ricerca ormai di oggetti, appunto ricercati, Acoustica Audio si spinge nel mercato archeologico di apparecchiature rare e che fecero la storia nel vero senso del termine, di apparecchiature che hanno contribuito al successo di classici storici negli anni passati. Oggi diamo uno sguardo a Braun, una emulazione delle apparecchiature militari Federal rilasciate negli anni 60 per il broadcast e che hanno visto coinvolti artisti storici come Sinatra e Pink Floyd, utilizzandoli nei Capitol Records o la Motown West. Proprio la Federal prendeva l'eredità lasciata dalla Signal Corps negli anni 50. Sono quindi apparecchiature che per loro stessa natura erano progettate e costruite per rendere il lavoro di broadcasting più pulito e performante possibile. Come al solito, cogliamo l'occasione per fare un po' di storia. La sezione EQ di Braun, che vediamo qui sotto, che può essere appunto selezionata nelle tre tipologie che vedremo, è ricavata da una console Quad 8, come anche la sezione preamp che troviamo qua. Nel caso specifico una 444, come anche quello derivato dalla 312, mentre l'EQ511 è la replica dell'ormai classico Electrodyne 511. I preamplificatori emulati derivano quindi da un Mitsubishi Quad 8 Westar, oltre ai preamp custom che invece troviamo ricavati dal Federal AM864U di Luca Tacconi, il Collins 12Z, Leico HF85 e appunto l'Electrodyne 511 di cui sopra. E inoltre una sezione appunto preamp della Maxon Department Compressor Limiter. I compressori in dotazione arrivano invece da una versione custom del Federal AM864U, una versione originale COP2 del Federal AM864U e una versione Frankenstein che troviamo qui, ottenuta dai due e pensata appunto da Acoustica Audio. Andiamo quindi a sentire come suonano su un brano che sto arrangiando per il prossimo album di Vincenzo Incenso che uscirà in autunno. Sto cercando di preservare il transiente, come vediamo il release lo regolo in base alla velocità del brano e come vediamo ho ottenuto una bellissima compressione non colorata, molto molto bella, che dà presenza alla cassa. Sto utilizzando il Comp One, quindi la versione custom del Federal. Sentiamo le altre. Molto aggressiva, e il Frankenstein, quasi distorta. Sentiamolo nel brano. Aggiungiamo un EQ. Sulla parte dei sintetizzatori facciamo caso al segnale stereo, come si apre in maniera molto chiara.
anche la presenza delle medie più bella. Sto utilizzando una sezione preamp, mic, un po' di trim. In questo caso non sto utilizzando l'high pass filter, proviamolo. Molto bello il filtro, lo passo. Applichiamo la sezione completa sul nostro master. Gluing bellissimo, veramente bello. Senza. Facciamo caso al glue sulla medio-basse. Un bellissimo sistema Brown, come vediamo, per poter amalgamare, quindi creare del glue molto molto bello sul master bus, e ovviamente anche scegliere un tipo di compressione estremamente raffinata, come ho fatto in questo caso sulla cassa. È uno strumento che va appunto studiato, quindi vi consiglio come al solito di leggere il manuale e quindi non guardare soltanto il mio video per poterlo poi sperimentare sui vostri brani. Io l'ho trovato molto molto interessante proprio sui brani elettronici, dove appunto non crea degli sbilanciamenti timbrici come spesso accade magari con altri plugin più colorati. Quindi se noi vogliamo appunto lavorare su parti elettroniche ben definite, soprattutto in fase di mastering dove non dobbiamo cambiare la timbricità degli strumenti, Brown è sicuramente uno dei plugin più consigliati al momento. Come al solito il mio consiglio è: scaricate la demo, provatelo e lasciate poi un commento qui sotto. Spero che questo video vi sia stato utile, vi aspetto ai miei seminari, al corso professionale presso il mio studio, nei corsi online sul sito proaudiolearning.com. Affronteremo i vostri mix insieme e li finalizzeremo nella fase di mastering. Per gli iscritti ai corsi sono disponibili inoltre plugin e librerie gratuite, oltre a nuovi video esclusivi ogni mese. Continuate a seguirmi su Facebook, YouTube e MusicOff. Non dimenticate inoltre di supportare queste lezioni gratuite attraverso il canale Patreon che trovate in descrizione. Se vi è piaciuto, cliccate subscribe e attivate la campanella. Per il momento è tutto, ciao, a presto!